Vincitore GF VIP 7, chi trionferà? Ecco chi è favoritissimo secondo le case scommesse, quote e pronostici. Il Grande Fratello VIP 7 si appresta a decretare il suo vincitore. Dopo oltre 7 mesi di messa in onda, il reality show di Canale 5 chiuderà i battenti lunedì 3 aprile, data in cui è prevista la finale. In gioco sono rimasti il simpatico Edoardo Tavassi, la vulcanica Oriana Marzoli, l'eccentrica Nikita Pelizzon, l'educata Micolin Corvaia, la placida Sofia Gioele De Donà, il raffinato Alberto De Pisis e la saggia Milena Miconi. Chi salirà sul gradino più alto del podio? Per fare un pronostico credibile sul vincitore è opportuno affidarsi alle valutazioni delle principali case di scommesse. Ebbene, secondo i bookmakers ad avere pochissime possibilità di trionfare sono Alberto De Pisis e Milena Miconi. Va anche tenuto in considerazione che i due vipponi devono ancora superare un televoto dove uno dei soccomberà. Seguendo le quote di Sisal, Europe Snai, Milena è la concorrente che ha meno possibilità di aggiudicarsi la vittoria. Sisal ha quota a 25, Europe addirittura a 28 mentre la Snai a 20. Ciò significa che una persona, se scommettesse 10 euro sul suo trionfo e ciò dovesse avverarsi, vincerebbe 250 euro con Sisal, 280 con Europe e 200 con Snai. Come primo accennato anche De Pisis è dato tra gli sfavoriti, Sisal a quota 20, Europe a 21 e la Snai a 15. Le case di scommesse credono poco anche alla vittoria di Gioele De Donà e di Micolin Corvaia. La ragazza veneta è quotata 16, Sisal, 16, Eurobet, e 10, Snai, mentre la giovane siciliana è data a 7,50, Sisal, 7, Eurobet, e 6,5, Snai. Infine i favoritissimi, a contendersi il podio dovrebbero essere Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizzon. D'altra parte il trio, nel corso delle dirette e delle reality, ha dimostrato di godere di largo consenso da parte del pubblico. I bookmaker indicano Oriana in vantaggio rispetto a tutti, Tavassi come secondo papabile per il trionfo e Nikita leggermente dietro. Di seguito tutte le quote. Sempre affidandosi ai numeri, una persona, se mettesse 10 euro sulla vittoria della favorita Oriana e questa vincesse, otterrebbe 17,5 euro con Sisal e Eurobet, e 18 con la Snai. Că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever.